Capitolo ottavo. Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse: «E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua?» «Vi prometto», disse il burattino singhiozzando, «che da oggi in poi sarò buono». «Tutti i ragazzi», replicò Geppetto, «quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così. Vi prometto che anderò a scuola, studierò e mi farò onore». «Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia». «Ma io non sono come gli altri ragazzi. Io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia». Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole. Ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belle fatti. Due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino: «Chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse ammattito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola». «Bravo ragazzo! Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito». Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza di albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi: «Paio proprio un signore!» «Davvero», replicò Geppetto, «perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito». «A proposito», soggiunse il burattino, «per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa, anzi mi manca il più e il meglio». «Cioè?» «Mi manca l'abbecedario». «Hai ragione, ma come si fa per averlo?» «È facilissimo, si va da un libraio e si compra». «E i quattrini?» «Io non ce l'ho». «Nemmeno io», soggiunse il buon vecchio facendosi tristo. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece tristo anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. «Pazienza!» gridò Geppetto tutto a un tratto rizzandosi in piedi e, infilatasi la vecchia casacca di fustagno tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò e, quando tornò, aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il pover'uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. «E la casacca, babbo?» «L'ho venduta». «Perché l'avete venduta?» «Perché mi faceva caldo». Pinocchio capì questa risposta a volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso.